Do what you do, the things that you do. Cosa vuole in pentola? Lo scoprirete tra poco. Allora, Emanuela, ci spieghi un po' che cosa stai facendo? Polenta, polenta d'aragna, quindi con la farina venuta apposta dalla Valtellina. Pentola Malmaningo. Poi non so se ieri sera avete visto il servizio su queste pentole da Striscia la Notizia, c'era proprio Nicola, il ragazzo che l'ha fatta a me, ieri sera era a Striscia la Notizia. Guardate, polenta, non si attacca, niente, e poi appunto ogni piatto va fatto nella sua pentola adatta, visto che... Questa è una polenta particolare, che cos'è? Una polenta come? Che ci con la farina d'aragna. Ah, ecco. Quindi è più grezza della solita. Guarda che consistenza. 10 minuti è pronta, sta già su da 45 minuti, altri 10 minuti è pronta. Ci vediamo tra un po'. Allora, questo invece è un sugo di... Allora, sugo che di pancetta fresca, magro di maiale, poi costatelle e salsicce. Vediamo se troviamo anche le salsicce. Eccole qui, guardate che belle. Lo vediamo se è buono. Allora. Eccolo, la prova assaggio. Tra 3 minuti e mezzo impiattiamo. Ok, perfetto. Nel frattempo questo sta facendo, si sta... No, è fatto? Sì, è... Okay. Perfettamente pronta con la giusta consistenza. Questa è... Allora, questa scifa dove l'hai presa? Questa... Allora, questa mi era regalata lo scultore Lombardi. Pronto? Allora, Emanuela Crescenzi finalmente ci ha realizzato quest'opera d'arte. Guarda, 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 guarda che bello, che bella composizione. Con questa polenta, con queste spuntature di maiale, salsicce, e adesso andiamo a assaggiare. Certo. Allora siamo pronti per assaggiare questa fantastica polenta che ha realizzato Emanuela Crescenzi e questa sera lo abbiniamo con un cesanese dell'azienda Raffaele Schiavella, questo cesanese Vena Rossa di Genazzano, ma il vitigno è originario di Affile e quindi intanto un verso, l'abbiamo fatto decantare un pochettino così lo assaggeremo meglio. Eccoci qua, tornati qui nello studio da Mediterraneo. Ecco, allora, perfetto abbinamento cesanese di Raffaele Schiavella, Vena Rossa, con la stupenda polenta che ci ha regalato chef Tacco 12, Emanuela Crescenzi. Lo abbiamo appunto decantato, l'abbiamo fatto appunto ossigenare, appunto questo abbinamento con la polenta, e interpretiamo subito questa etichetta Vena Rossa di Raffaele. Per interpretare un po' meglio questo vino vorrei tornare un po' a queste mater matute, queste donne che rappresentano la terra, e vediamo un po' come che cosa
Allora, subito iniziamo la nostra mater matuta, nostra donna che rappresenta la natura. Eccolo qua.